Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Questo è lo spazio dedicato alla nostra rubrica di medicina e chirurgia estetica tenuta dal professor Sito. Buonasera professor Sito e benvenuto. Cara Nina, buonasera. In questo momento di grande freddo è un piacere rivederla. Tutto bene? Benissimo professore, il piacere è mio rivederla. Chi ci ha portato oggi? Qual è il nostro ospite? Guardi, in questo ideale giro d'Italia della medicina e della chirurgia plastica, ci siamo fermati a Bologna, una città di Vasco Rossi, di Lucio Dalla, dell'arte in generale, della famosa mostra sulla ragazza dell'orecchino. Le ho portato una dottoressa che dell'arte ha fatto davvero la sua dottrina e le parlo della dottoressa Maria Vittoria Giatti, specialista in chirurgia plastica ed estetica, esperta di medicina estetica, espertissima di cosmetologia e anche con una vena di filosofia. Poi capiremo perché. Ciao Maria Vittoria. Buonasera prof, buonasera Nina, un ringraziamento a voi ed Eccellenze Italiane per questo graditissimo invito. Buonasera dottoressa, grazie a lei per essere qui. Senti Maria Vittoria, il mio compito è quello di dar fastidio e allora io comincio subito con te e ti chiedo: la bellezza, che cos'è per te la bellezza? Allora, definire cosa sia la bellezza è veramente difficilissimo, anche perché non esiste una bellezza assoluta. Cambia a seconda delle aree geografiche e delle epoche. Basti pensare un po' a come sono cambiati i canoni estetici nella raffigurazione della donna, nell'arte e nella moda, insomma. E quindi credo che importante sia veramente che ognuno di noi riesca a trovare una sorta di bellezza relativa, soprattutto tenendo ben presente che la bellezza è grazia, è armonia e naturalezza. Ed esiste una sorta di proporzione che si può ritrovare nell'ambito della natura e nell'ambito dell'arte, che è chiamata anche rapporto aureo o addirittura rapporto divino, che mette praticamente in una sorta di armonia globale le varie parti della natura e anche le parti del nostro corpo. Ed è una proporzione importantissima da rispettare quando interveniamo appunto nell'ambito della chirurgia plastica e medicina estetica. Senti Maria Vittoria, ma mi fai venire in mente, esiste una bellezza esteriore che può accoppiarsi con una interiore? E come la vedi tu? In che modo? Assolutamente, io credo che nel terzo millennio non si debba più parlare soltanto di bellezza, ma di bell'essere, che è un pochino alla base della mia filosofia professionale, cioè lo stare bene con se stessi in un corpo in forma. E teniamo presente che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato la definizione di salute. Per salute non si intende più soltanto l'assenza di malattia, ma il benessere psicofisico dei nostri pazienti. È fondamentale anche quello del rispetto dell'unicità di ciascuno. A me piace tantissimo parlare di unique beauty, cioè di esaltare le caratteristiche che un viso o un corpo che ha senza assolutamente omologare, tanto più quando ci troviamo a dover trattare pazienti di sesso maschile, perché nei nostri studi, le nostre cliniche, sono sempre di più anche gli uomini che si rivolgono a noi e ci chiedono un cambiamento, un miglioramento. E quindi fondamentale rispettare proprio quella che è la differenza, sono le differenze di genere, quando anche proponiamo per esempio un intervento di blefaroplastica, di liposcultura, ma anche soltanto quando ci approcciamo con un trattamento di medicina estetica come un filler o l'utilizzo di tossina botulinica. Ma quindi secondo te questo terzo millennio di cui parliamo tanto cosa ci ha portato in senso medico estetico o di chirurgia plastica? Come lo vedi tu? Allora, il chirurgo plastico è come un artista, ha la possibilità, come uno scultore e come un pittore, di andare a scolpire quella che è la materia più preziosa e di dipingere sulla tela più incredibile che è il corpo umano. E quindi fondamentale veramente è avere grandissimo rispetto per la naturalezza, soprattutto non solo nella statica ma anche nella dinamica. Infatti parliamo sempre più di bellezza in 4D, sono nati negli ultimi tempi dei filler di ultima generazione che ci permettono di avere un risultato molto naturale anche nella dinamica, perché hanno un'altissima resilienza, una capacità di adattarsi ai tessuti e quindi un'integrazione massima.
Inoltre, io dico sempre che non dobbiamo, noi chirurghi plastici, soffermarci a correggere soltanto una ruga, ma avere un approccio globale, una visione più olistica del nostro paziente. Anche perché dobbiamo sottolineare che con l'avvento dei social e con questa esposizione mediatica è cambiato tantissimo anche il punto di vista del paziente. Una volta ci si specchiava e il paziente si accorgeva dei propri difetti guardandosi appunto allo specchio. Adesso tante volte è proprio scattandosi un selfie che nota magari una scarsa luminosità del proprio viso, delle ombre che col passare del tempo si creano e che danno magari un aspetto di meno giovinezza. Ecco perché è fondamentale proprio aiutare il nostro paziente, fargli capire che non è necessario soltanto usare i filtri bellezza degli smartphone, ma che rivolgendosi ad uno specialista può magari iniziare dei protocolli di trattamento e di prevenzione, come per esempio la ridensificazione dinamica, che è un trattamento che permette in modo iniettivo di andare a correggere la luminosità e la texture cutanea. E ricordiamoci che la medicina va sempre verso la non dolorabilità e verso sempre il scarsissimo tempo di non socializzazione. E quindi sono nati per esempio dei medical device elettronici, come io utilizzo per esempio nel mio studio un iniettore elettronico, questa penna, che ci permette di inoculare i filler in modo veramente molto più gentile, rispettando quelle che sono le caratteristiche del nostro paziente e di rendergli il trattamento estremamente confortevole. Oppure ricordiamoci anche che adesso tutti abbiamo pochissimo tempo, io dico sempre che il tempo è il lusso più grande e che quindi nessuno si può permettere di rimanere chiuso in casa dopo un intervento di chirurgia plastica o un trattamento estetico. E sono nati moltissimi lifting proprio non chirurgici del viso che si avvalgono di tecnologie laser, in particolare di tecnologie endolaser che permettono di utilizzare delle microfibre molto molto sottili che danno un ricompattamento del viso, un rimodellamento delle aree corporee in un'unica seduta e con grande stabilità nel tempo. E poi a me piace molto parlare di quello che è il principio fondamentale della chirurgia plastica, quello che mi hanno insegnato appunto dai primi anni di università, che è il principio di Robin Hood, quello di rubare tessuti più ricchi per donare i tessuti più poveri, e questo si vede benissimo, per esempio, con l'intervento di lipofilling, che consiste nel andare ad asportare del tessuto adiposo in zone dove è più rappresentato, come per esempio la regione addominale o la regione trocanterica, e andarlo ad innestare in zone dove viene magari depauperato nel corso dell'aging, come per esempio a livello del viso, a livello sottocutaneo, oppure in ambito ricostruttivo, in un programma terapeutico di ricostruzione mammaria dopo mastectomia. Senti, tutto quello che dici è estremamente interessante, ma io ho una curiosità. Come approcci la paziente o il paziente? Lo guardi quando entra, te ne fai il nuovo, intendo dire, non quello che è fidelizzato, che viene da te sempre. La paziente nuova la inquadri a seconda di come si veste, di come è truccata. Tu parli molto di concetto filosofico, no, della tua attività, ma qual è il tuo feeling con la paziente, o perlomeno come lo instauri, come lo stabilisci? Allora, fondamentale è entrare in una grande empatia con la paziente e ascoltare quella che è la sua richiesta di cambiamento, di miglioramento corporeo, ma soprattutto anche la valenza psicologica che si nasconde dietro ad una richiesta di cambiamento. Per me è fondamentale anche ascoltare la paziente, assolutamente. Mi è capitato una volta, tantissimi anni fa, di una paziente che chiedeva una correzione del suo naso, che era un naso imperfetto, ma non aveva dei canoni veramente terrificanti, insomma, era soltanto un naso un pochino più importante. E dietro a questa richiesta di modificazione corporea, visitando la paziente e andando in profondità, mi sono accorta che in realtà questa paziente aveva un conflitto fortissimo col proprio padre e quindi che modificando il naso con un intervento chirurgico non avrebbe mai ottenuto il risultato che desiderava. L'ho indirizzata verso un percorso psicoterapeutico e a distanza di tanto tempo mi ha ringraziato perché se avesse modificato il naso non sarebbe mai stata
una paziente felice, perché doveva risolvere prima un conflitto forte che aveva dentro di sé. Quindi credo che fondamentale sia ascoltare il paziente e valutarlo anche da un punto di vista psicologico. Inoltre, considerare quelle che sono anche le caratteristiche del suo stile di vita, perché noi sappiamo che l'invecchiamento purtroppo è dovuto non soltanto a fattori legati al nostro DNA, ma anche a fattori legati all'ambiente, allo stile di vita. Quindi è fondamentale valutarlo mediante dei test che quantificano lo stress ossidativo o anche mediante dei test genetici di ultima generazione che io propongo sempre ai miei pazienti, che sono in grado di vedere se l'età cronologica corrisponde a quella che è la nostra età biologica. Ed è un mondo estremamente affascinante perché ci permette di indagare quelli che sono i telomeri. I telomeri costituiscono la parte terminale del nostro DNA ed è fondamentale perché riescono a, il loro accorciamento è collegato con i processi di invecchiamento e quindi è veramente una sfida super affascinante perché io credo che il futuro della chirurgia plastica e della medicina estetica sia appunto iniziare adesso a prenderci cura del nostro paziente con la prevenzione che è fondamentale in ogni ambito medico e chirurgico. Ecco, mi hai proprio rubato la domanda. Io ti stavo chiedendo cosa ci riserva il futuro e tu hai parlato di futuro. Ma siccome abbiamo ancora un minutino, barra due, diciamo, che cosa possiamo augurarci nel nostro mondo di medici estetici e chirurghi plastici? Qual è la tua personale opinione sul futuro della medicina estetica e della chirurgia plastica? E seconda domanda. Qual è la terapia che ti piace fare di più? Dove tu credi di poter esprimere il meglio di te stessa? Assolutamente. Allora, io credo che ci si possa auspicare che il futuro vada sempre di più verso una ethic aesthetic, cioè un nuovo approccio etico alla bellezza e al paziente. Quindi considerarlo innanzitutto come un'unità inscindibile tra corpo e mente, quindi considerare gli aspetti psicologici di ciascun paziente, esaltando anche quelle che sono le caratteristiche peculiari del suo viso e del suo corpo, proprio per regalargli un miglioramento, una bellezza che sia unica e calibrata ad personam per quel tipo di paziente, rispettando sempre armonia e naturalezza che devono essere i requisiti fondamentali che ci devono accompagnare nella nostra professione. E io adoro tutto quello che è la medicina estetica, ne sono innamoratissima e il prof conosce perché è stato un mio grandissimo maestro, quindi adoro tutto quello che è medicina estetica, ma rimango fondamentalmente un chirurgo e quindi sono innamoratissima del mio bisturi e vado orgogliosamente in sala operatoria ogni giorno, garantendo al mio paziente quella naturalezza che poi un pochino è armonia, che è lo specchio della bellezza e che deve guidarci anche nel terzo millennio. Guarda, sei stata veramente perfetta e proprio per questo io credo che siamo tutti d'accordo nel regalarti altri 30 secondi perché ti vorrei chiedere qual è il tuo messaggio da portare a casa. 30 secondi. Il messaggio fondamentale credo che sia quello di aiutare i nostri pazienti ad essere imperfettamente perfetti e credo proprio che questa sia la differenza che fa la differenza. Mamma mia. Quanta filosofia e quanto sapere dietro queste parole apparentemente semplici ma molto complesse. Allora, personalmente ti ringrazio molto, Maria Vittoria Giatti da Bologna, e do volentieri la parola a Nina per i suoi consueti saluti e avvisi. Grazie e alla prossima. Grazie a voi, alla proscena, arrivederci. Arrivederci, dottoressa Giatti, è stata meravigliosa la cosa che ha messo più in evidenza è la passione e l'amore che prova nei confronti del suo lavoro, che per un medico è una cosa veramente importante. Ringrazio lei, professor Sito, che ci accompagna in questa bellissima rubrica e come dico sempre io, professore, la cosa che la contraddistingue è l'eleganza, non solo nel suo modo di essere, ma anche nel suo modo di lavorare, dei lavori che lei porta a termine come chirurgo estetico. Io la ringrazio, professore, ci vediamo presto. Grazie Nina, grazie a lei e a tutto lo staff di eccellenze che ci assiste così bene e ancora un saluto alla dottoressa Giatti che ci parlava da Bologna. Arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento.
Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.